ragazzi, questo è il caso di la merda. Come state? Meno male. Non fare queste cose, dobbiamo essere family friendly. Siamo family friendly di quelle famiglie però un po' disadattate ai margini, vabbè, borderline. Io non voglio sapere qual è la tua famiglia e tu non sapere qual è la mia famiglia. Questo è così. Allora, ascolta, cosa andiamo a vedere oggi? Allora, oggi possiamo fare una roba trashissima di gente che fa solo versi e scorregge sul beat. Bello. Oppure qualche trapper di 16 anni che fa il malandrino. Che cazzo è questo? Allora, cosa cazzo fuori? Allora, intanto rotti i coglioni e reaction cose, pensiamo alle cose serie. Allora, oggi vi portiamo in un mondo nuovo, bellissimo, un nuovo format mio e voi. Va bene. Bella! Tutto bene, sì. Tu sei Jack the Smoker, così dicono, e tu sei Ghisa. Benvenuti a Showbiz, è un programma bravissimo, e in cui due beatmaker si cimenteranno a molto sempre molto bene, via una pizza proprio, bravissimo, esatto. E nella realizzare un beat con un tema in un'ora, un tema che non verrà scelto né da voi né da me, ma verrà sorteggiato in un modo becero. Ok. Siete pronti? Vi va? Sì. Beceriamo. Certo. No, ho sentito un cadavere che si lanciava. Andiamo fuori. Andiamo a fare il sorteggio. Siete pronti? Presento Elefunk, è lui. L'elefantino che sceglie i temi. Voi sarete dotati di due racchette. La street credibility è importante in questi casi e soprattutto non bisogna ridere mai. Ci saranno dentro dei bigliettini di colori diversi, saranno legati a dei temi. Il colore e il tema sono associati, tipo rosso, un tema sanguinario. No, assolutamente no, era random. No, okay. Era tutto molto bello, ma non ho avuto tempo di fare questa cosa. Tu hai capito? No. Jack the Smoker ha fatto cagare. No, 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 me ne sono caduti due qua non adesso. Il grande Ghisa. No, no, come no, vedete. Attenzione. O viola qua, raga. Devo scegliere un colore. Devi scegliere un colore. Scusa qua. Blu. È uscito il tema Tarantino. Loro dovranno fare un beat evocando in un'ora i film di Tarantino. Showbiz. Showbiz. Ho cercato un po' da quei film tipo 5 dita di violenza, quindi dighiamo un po' di da questo Jung Yu Chen e vediamo dove ci porta. Ora mi cercherò un po' di roba relativa a Tarantino, uno dei miei preferiti fra l'altro. La cosa è proprio non vedevo l'ora di fare una cosa su Tarantino. Allora, parte il timer, mi arriva un messaggio di Blobby. Iniziamo. Ho trovato 4-5 sample, adesso farò le primarie e vediamo chi vince. Quasi si può parlare alle Fly Ladies. Ammaliarle. Who was there for your ass? You, huh? Them. Who? You, who? You, who? Nigga, you. You got damn right, see? You, you got you, you got you, 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 you got you, you got you, 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 you got you, you got comunque mi serviva la voce di un Tarantino. Ho capito. Lui è il Tarantino. Lui è il Tarantino. Drittissimo piano. Mm-hmm.
you got Quanto siamo, raga, giusto per sapere? I'm in a confessional per un porno anale. 808, hi-hat, snare, kick drum, cose da produttori. Basta, è detto troppo. Allora, Jack ha finito. Sì. Il tema era Tarantino. Esatto. Era o è? Ma allora diciamo che interpretando molto alla leggera, no, col campione iniziale. Mica, cioè, vedo tipo Tarantino che sta entrando. Questo è il beat di Ghisa. Inaspettato. Realmente finita, questa era Showbiz, Ghisa, Jack the Smoker.